Da quest'anno in Italia, soprattutto nel meridione, la Vespa orientalis sta creando seri danni all'apicoltura italiana. Si tratta di un insetto predatore che ha l'incredibile capacità di uccidere in poco tempo un intero alveare di api. E la mattanza di questa vespa è in atto anche sull'isola d'Ischia. A scoprirlo sono stati gli apicoltori ischitani Raffaella Scotti e Serafino Pippo, che ci hanno mostrato il raccapricciante fenomeno sulle stupende colline di Casamicciola Terme, la rinomata cittadina termale isolana, dove Raffaella ci ha raccontato nei dettagli come la Vespa orientalis è capace di ammazzare migliaia di api distruggendo intere arnie. È da Ischia che parte il grido d'allarme, il grido di aiuto. Siamo sotto attacco e questa volta l'attacco non arriva da mare, come ci ricordano i nostri avi, ma dall'aria, con il volo della Vespa orientalis. La Vespa orientalis è una specie autoctona che copre un suo ruolo importante nell'ecosistema, ma qualcosa è cambiato, è dal 2013 che il suo numero è aumentato a livelli esponenziali, creando seri danni alle nostre api. Le api sono messe veramente a dura prova perché il numero è enorme. Noi abbiamo visto morire famiglie intere in pochissimo tempo, in un mese, in una settimana, ma ieri abbiamo visto un'arnia completamente svuotata in 24 ore. Il numero delle vespe era altissimo, tanto da poter entrare addirittura nell'arnia, prendere tutte le api, la covata, la regina, le larve, addirittura anche a cominciare a smontare la cera. E aprire un alveare, aprire un'arnia e vedere uscire le vespe è una cosa per un apicoltore dilaniante. Siamo veramente preoccupati. Il nostro principale pericolo da tanto tempo è l'acaro varroa, la varroa destructor, ma abbiamo visto che la vespa riesce a fare danni ancora più velocemente dell'acaro. La Vespa orientalis è un predatore naturale, probabilmente i cambiamenti climatici gli hanno dato la possibilità di crescere in numero sempre più alto perché i mesi estivi e le giornate calde sono aumentate, quindi potrebbe essere questo uno dei problemi. La Vespa orientalis preda le api sia quando bottinano, ovvero quando sono sui fiori a prendere il nettare, e quindi già diminuiscono una parte importante dell'alveare, e quindi api che non torneranno mai nell'alveare, ma addirittura si servono vicino all'alveare, cominciando a prenderne, a prelevarle una per volta, fino a diminuire velocemente il numero in pochissimi giorni. Cosa si può fare? Cosa chiedete per far sì che questo problema venga affrontato e risolto? Allora, in primis la collettività, quindi noi apicoltori, noi cittadini, possiamo mettere delle trappole nel campo con colla o quant'altro. Non parlo di distruzione assolutamente di nidi e chiedo agli organi competenti di supportarci e di aiutarci in questa lotta, perché la Vespa cattura tutti gli impollinatori, quindi non è solo un problema sulle api.